Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scrivi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, il nostro Signore Gesù Cristo ci pone una domanda, quindi dobbiamo rispondere. Come mai gli scrivi dicono che il Cristo è figlio di Davide? In che modo dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Cari fratelli, il nostro Signore Gesù Cristo, facendo questa domanda ai suoi ascoltatori in questo capitolo dodicesimo di San Marco, stava correggendo una concezione che proprio gli scribi diffondevano. Il Signore nostro Gesù Cristo stava manifestando una verità che non si voleva accettare, accogliere, non si voleva dare l'assenso. Cioè il nostro Signore Gesù Cristo stava rimproverando l'incredulità dei suoi ascoltatori, della gente di quel tempo, cioè la loro mancanza di fede nella sua divinità. Il Cristo è figlio di Davide, certo, il Messia che doveva nascere dalla discendenza di Davide, però il Messia, quel Messia promesso, era anche Dio. E questo era il punto. E proprio citando questa frase del profeta Davide, il Signore Gesù Cristo manifestò la sua doppia natura, natura divina e natura umana. Perché dalla domanda che ha fatto qualcuno potrebbe credere che egli stesse negando l'umanità del Messia, però la frase citata del Salmo manifesta chiaramente questa verità. Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Il Signore disse al Signore, al mio Signore. Signore, Kyrios in greco, era il nome anche di Dio, il dominatore che aveva tutto sotto il suo potere. Il Signore è uno solo. Abbiamo sentito, no, il passo di ieri. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è il nostro Dio, è uno solo, uno solo. Ma il Signore dice al mio Signore. Contraddizione, non è uno solo, sono due signori. E se sono due signori, uno è Signore e l'altro non lo è. Perché non ci possono essere due capitani nella stessa nave. Il Signore disse al mio Signore. Il Figlio condivide la divinità del Padre. È Signore come il Padre.
tra le tre persone della Santissima Trinità non vi è differenza quanto alla maestà, alla grandezza, al potere, all'infinità, alla natura. Un solo Dio, un solo increato, un solo Signore, un solo infinito, un solo immenso. Disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra. Siedere alla destra è condividere il potere. Dire a qualcuno dunque: siedi alla mia destra, è conferirgli un potere. Se già è Signore, gli si conferisce ancora un potere? O meglio, se gli si viene a conferire un potere, non significa forse che comincia ad essere Signore da quel momento e ad essere un Signore inferiore al Signore che gli ha conferito tale potere? Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Quindi ha dei nemici, dei ribelli. Siedi alla mia destra. Cari fratelli, questa frase qui si riferisce all'umanità di Gesù. Quando Gesù è salito al cielo, si è seduto alla destra del Padre. Cioè, dalla sua ascensione, l'umanità sua, assunta da Maria Santissima, ha cominciato a condividere tutti i prerogativi di Dio. C'era sempre, durante la vita di Gesù, una unione strettissima tra la natura divina e la natura umana. Tuttavia, la natura umana, la parte umana di Gesù, aveva soltanto ciò che la divinità gli dava di avere. Ma poi, con la sua ascensione, l'umanità è entrata nella pienezza del potere divino. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi, come dice la vecchia traduzione del Salmo. Allora vogliamo chiedere a Maria Santissima questa grande grazia di una fede ferma nella doppia natura del suo figlio. È veramente figlio di Davide, ma non è solo figlio di Davide. In lui c'era la natura umana presa da Maria Santissima, che era discendente di Davide, ma quella natura umana senza la personalità umana, era persona divina. Chiediamo a Maria Santissima, quindi, lei protagonista primissima del mistero dell'incarnazione, di avere questa fede. Però vogliamo anche lodare il Signore, avere quello sguardo verso quel momento in cui finalmente tutti i suoi nemici saranno vinti. E questo ci porta ad avere speranza. Ora il Signore permette che i nemici abbiano l'impressione di vincere. Ora il Signore permette che i nemici attacchino il suo corpo mistico. Ora il Signore permette che alcuni rifiutino di accettarlo quale Dio, che addirittura facciano guerra, che vogliano distruggere tutto ciò che vi è di santa e di sacro nella Chiesa. Ma viene il momento in cui saranno tutti sotto i suoi piedi, perché è Lui il Signore. Il capitolo 12 di Marco ci ha ripetuto la divinità di Gesù: il figlio mandato che volevano uccidere, la pietra d'angola che scartata dai costruttori,
Gesù è quella pietra, è Lui il Signore. E un giorno tutti lo riconosceranno, alcuni volenti, altri nolenti. È Lui il Signore. Noi già che l'abbiamo riconosciuto così, chiediamo la grazia di poterlo onorare e nella celebrazione della Santa Eucaristia poterci abbassare con tutto il cuore dinanzi a Lui, perché coloro che rifiutano di abbassarsi ai Suoi piedi un giorno saranno fatti sgabello dei Suoi piedi. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.